Saluto dalla redazione di Telegranda, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro notiziario. In apertura ancora torniamo sul caso, sull'omicidio di Barge, perché c'è una svolta importante nelle indagini condotte dall'arma saluzzese sull'assassinio di Anna Piccato. Gli inquirenti ritengono di avere arrestato il responsabile, che è già in carcere. Lui però si dichiara innocente. Prime risposte dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Saluzzo per scoprire chi mercoledì 23 gennaio ha ucciso Anna Piccato, la pensionata trovata morta nei giardini di Annonay della chiesa di San Rocco a Barge. Indagini serrate che non hanno potuto contare sulla videosorveglianza perché nel luogo del delitto non c'era copertura, ma sono state condotte alla vecchia maniera, acquisendo le testimonianze di tutti coloro che in paese quel mattino potevano aver visto qualcosa di importante e utile a smascherare l'assassino. Tutti gli indizi raccolti dagli investigatori dell'arma hanno stretto il cerchio attorno ad un uomo. Il suo nome è Daniele Ermanno Bianco di Barge, ha 40 anni e precedenti penali per reati patrimoniali. Anche una condanna emessa 3 anni fa per la ricettazione di un motorino. Lui non ha confessato, si ritiene innocente, ma il giudice della Procura Cuneese ne ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere a Cuneo. Anche se nulla è trapelato dai carabinieri, i sospetti su di lui sono emersi a poche ore dal ritrovamento del corpo di Anna Piccato. Bianco è sposato, 2 figli, piccolo imprenditore edile. I sospetti su di lui sono aumentati dopo averne ascoltato la testimonianza, contraddittoria secondo gli inquirenti, e verificato l'alibi non attendibile. Secondo l'avvocato difensore, sarebbero invece contraddittorie le accuse. L'uomo avrebbe fornito i dettagli dei suoi spostamenti nella mattinata del 23 gennaio ed è stato visto in un negozio di Barge poco dopo l'ora del delitto, assolutamente tranquillo. Nessuna indiscrezione sul movente. Il legale ha già annunciato che si rivolgerà al tribunale del riesame. Resta da trovare anche l'arma del delitto. Le indagini degli inquirenti non si sono comunque fermate. Lo sforzo investigativo è al momento in pieno svolgimento in ogni direzione ed in continuo sviluppo. Il reato prospettato è comunque quello di omicidio premeditato. Intanto, sabato 2 febbraio alle 14:30 saranno celebrati i funerali della vittima. E proseguiamo ancora con la cronaca. Tragico incidente sul lavoro a Santa Vittoria d'Alba. Oggi, giovedì 31 gennaio, intorno alle 14:30, negli stabilimenti dell'Ital Gelatine, un uomo di 53 anni di Canale è morto, schiacciato da una bisarcia di 600 kg di gelatine. A nulla è servito l'intervento del personale del 118 accorso sul posto, insieme anche all'elisoccorso. Ed ora andiamo a Bra per parlare dello sciopero che si è svolto oggi, giovedì 31 gennaio, organizzato dai dipendenti dell'ABET Laminati. I lavoratori hanno manifestato di fronte ai cancelli dell'azienda contro il piano di riorganizzazione deciso dai vertici aziendali che prevede il licenziamento di 112 persone. Domani, venerdì, è previsto un tavolo di concertazione con le sigle sindacali. Di fronte ai cancelli dell'ABET a Bra, questo sciopero dopo l'annuncio di questo piano aziendale, l'annuncio di 112 licenziamenti, qual è l'obiettivo? Cosa volete ottenere con questa manifestazione? Allora, l'obiettivo principale è quello di non avere licenziamenti, cioè noi respingiamo al mittente tutti i 112 esuberi che l'azienda dichiara. L'obiettivo di oggi è anche quello di portare al tavolo l'amministratore delegato che oggi non si è ancora presentato e di avere poi delle risposte più chiare in merito a quello che è il piano industriale e soprattutto quello che è poi l'impegno che la proprietà vorrà mettere da oggi ad andare avanti all'interno di ABET e del tessuto braidese produttivo. C'è ottimismo, innanzitutto le chiedo questo, e poi se continuerete a fare altre manifestazioni, altri presidi, sono in programma nei prossimi giorni. Ma ottimismo no, nel senso non sappiamo perché non avendo appunto ancora un'interlocuzione non abbiamo idea se poter essere o meno ottimisti. Sicuramente questo è l'inizio, la prima iniziativa, ne seguiranno diverse.
il percorso è lungo, anche perché le procedure non finiscono domani, e quindi vediamo tutto quello che possiamo mettere in campo, non precludiamo nulla né nella lotta né nei tavoli di contrattazione. Tanto il presidio sta funzionando molto bene, il risultato è importante, è stato totale da parte di tutti i lavoratori. Che cosa si vuole ottenere? Si vuole ottenere prima di tutto avere un piano industriale da parte di questa azienda che ha approcciato una mobilità che è un problema importantissimo in un modo molto particolare. Ha dato la comunicazione prima alla RSU senza nessun tavolo di trattativa di discussione precedente a questa informazione. Che cosa si vuole? Si vuole un piano industriale che permetta di vedere che cosa vuol dire ABET dopo una situazione del genere. Adesso andremo a provare col prossimo tavolo che si aprirà domani, andremo a provare a cercare di trovare delle soluzioni per questi 112 esuberi e vedere che cosa vuol dire in futuro questa cosa qua. Ecco, voi rifiutate proprio questo piano di riorganizzazione che prevede questi licenziamenti, perché in ballo ci sono 112 lavoratori. Tanti braidesi. Sì, 112 lavoratori, non bisogna dimenticare che dentro 112 lavoratori ci sono 112 famiglie, di conseguenza quando si parla di questi numeri bisogna sempre fare attenzione a questo aspetto che è importantissimo. L'azienda sembra non essere in reali difficoltà economiche o in stato di recessione e di conseguenza il licenziamento di 112 operai per migliorare l'economia aziendale sembra una risorsa troppo estrema come presa di posizione, tanto più le forti ostruzioni che i sindacati hanno trovato nel comunicare con l'azienda, il fatto che si siano presentati direttamente con gli avvocati agli incontri ci fanno presagire delle intenzioni parecchio negative sia per questo momento che per il nostro futuro. Temiamo che anche nonostante questi scioperi e queste manifestazioni l'azienda intenda procedere questo percorso, avendo già dato in passato segnali molto forti di voler terziarizzare svariati reparti. Quindi ci riuniamo e insieme cerchiamo di cambiare le cose o almeno farci ascoltare. E allo sciopero di fronte ai cancelli della ABET Bra hanno presenziato anche il sindaco Bruna Sibille insieme ai colleghi della giunta comunale per manifestare, per portare la loro solidarietà ai lavoratori durante questa manifestazione. Hanno rilasciato anche alcune dichiarazioni, hanno detto: fermo restando il massimo rispetto per le relazioni industriali, per il confronto tra la direzione aziendale e le forze sindacali che auspichiamo entri nel vivo al più presto, la città di Bra si schiera nettamente al fianco dei lavoratori che con questa prima partecipata e compatta iniziativa hanno espresso tutta la loro contrarietà e preoccupazione. La città di Bra, interprete degli interessi e dei sentimenti della comunità, ribadisce la solidarietà ai lavoratori e auspica che la proprietà ritiri le 112 mobilità annunciate. Naturalmente seguiremo gli sviluppi di questa vicenda anche nei prossimi giorni. Ora ci spostiamo a Saluzzo, dove è stato tracciato un bilancio del primo anno del PAS, il progetto di prima accoglienza degli stagionali. Allora vediamo nel prossimo servizio cosa è emerso. 934 le persone che in totale sono transitate presso il PAS, 1772 i contratti che sono stati registrati. Sono alcuni numeri relativi al dormitorio per gli stagionali della frutta allestito nell'ex caserma Filippi di Saluzzo, che ha aperto i battenti lo scorso 3 giugno per chiudere il 29 di novembre. Un bilancio di questo primo anno del PAS è stato tracciato nella mattinata di giovedì 31 gennaio presso l'antico Palazzo Comunale di Saluzzo. A parlare anche delle prospettive future tutti gli attori coinvolti. La stagione è stata molto faticosa, è stata molto lunga, non pensavamo di arrivare fino a novembre, abbiamo prolungato di un mese, siamo partiti il 4 giugno con determinate idee, con un determinato tipo di progetto che pian pianino si è dovuto evolvere, è dovuto cambiare, perché sono arrivate più persone di quelle che si aspettavano realmente. Il PAS secondo me è stato molto importante sul territorio saluzzese, però purtroppo non è riuscito a dare tutti i posti letto alle persone che sono arrivate nella zona del saluzzese. Il PAS insieme all'accoglienza diffusa poteva dare 500 posti, purtroppo sono arrivate persone in più, però secondo me come cooperativa, come comune, come equip di lavoro tutti insieme siamo stati molto bravi nel gestire questa situazione. Allora, lo scopo principale di questa mattinata e dei numeri che daremo è spiegare che non siamo nell'alveo del dibattito nazionale e internazionale migranti sì, migranti no.
stiamo parlando di lavoratori o di aspiranti lavoratori, stiamo parlando di economia locale e il primo scopo è questo. Per quanto riguarda l'alloggiamento di queste persone, che dal punto di vista economico non sono in grado di provvedere a se stessi, perché con 6,50 euro lordi l'ora, se non ho un punto d'appoggio qua sul territorio, difficilmente sono in grado di affittarmi un alloggio. Credo che la riflessione vada fatta, non compete solo al Comune di Saluzzo, compete a tutti i comuni del territorio, compete a tutti gli enti preposti e interessati da questa problematica. L'investimento è stato fatto grazie al contributo regionale, quindi l'immobile è a disposizione. Ci piacerebbe però allargare un po' il ragionamento. Sempre di più c'è coscienza che oltre a quanto richiesto dalla legge, cioè la legge richiede di dare lavoro con contratti corretti e questo avviene, c'è bisogno anche di pensare cosa succede a queste persone quando escono dal luogo di lavoro. Allora spesso i comuni se ne sono fatti carico, se ne sono fatti carico anche le aziende. Noi come Regione Piemonte abbiamo stimolato sia in termini di legge regionale anche di finanziamenti per quanto riguarda i comuni e le associazioni a fare un'accoglienza che sia dignitosa, rispettosa delle persone. Le aziende agricole dal canto loro hanno attivato anche in alcuni casi tramite dei bandi di piano di sviluppo rurale delle misure che sono in grado di aiutare ad ospitare nelle aziende queste persone. E in arrivo nelle prossime ore un'abbondante nevicata sul territorio della provincia di Cuneo. In alcune città della Granda già sono state emesse ordinanze di chiusura delle scuole per i prossimi giorni, per le criticità che la nevicata porterà anche legate alla viabilità. Dunque sono arrivate queste decisioni da parte di alcuni sindaci. A Cuneo, sospesa per domani, venerdì 1 febbraio, l'attività delle scuole superiori. Chiuse tutte le scuole, invece sempre venerdì, anche a Mondovì. Infine a Saluzzo, ad Alba, a Bra e a Fossano, tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado saranno chiuse per due giorni, quindi venerdì 1 ed anche sabato 2 febbraio. E proprio a Fossano, uno dei comuni in cui le scuole rimarranno chiuse nei prossimi giorni, è stato inaugurato un nuovo strumento in dotazione al reparto di neuroriabilitazione dell'ospedale Santissima Trinità. Si tratta di Motore, un robot che permette di aumentare l'efficacia della terapia di recupero dell'arto superiore a seguito di ictus o traumi cranici. È stato donato dalla Fondazione CRF, la Cassa di Risparmio di Fossano, ed ha aspetti anche simili ad un videogioco. Questo nuovo robot, stiamo vedendo il funzionamento, importantissimo per il vostro ospedale, per il reparto che lei dirige. Ci vuole spiegare un po' come funziona? Da quello che abbiamo capito, una sorta di gioco anche, di maniera di stimolante per fare fisioterapia, insomma. Sì, rispetto a, come dicevo, rispetto a qualche anno fa, quando la riabilitazione era soltanto una riabilitazione manuale e dove quindi c'era il terapista che operava direttamente sul paziente, oggigiorno la figura dell'operatore non perde di importanza. Però diciamo che siamo aiutati da dei sistemi meccanici ed elettronici che possano contemporaneamente garantire al paziente la mobilizzazione, quindi il recupero di un movimento, associando contemporaneamente però la finalizzazione, per cui il gesto viene sempre fatto in funzione di qualche cosa che con un robot come questo può essere veramente anche un ambiente di vita quotidiana, può essere il preparare un pasto piuttosto che un lavare un piatto, quindi c'è un occhio alla situazione motoria ma anche un occhio al futuro per il rientro e il reinserimento sociale, e poi c'è la motivazione perché comunque è anche un gioco, ecco, ma è importante anche questo. Una strumentazione rara da trovare negli ospedali, ma sapete bene che questo è un reparto e un ospedale d'eccellenza rispetto alla riabilitazione, quindi migliorare ancora di più rispetto a quelle che sono le attese dei cittadini, la nostra capacità di
di fare qualità e di dare risposte appropriate a chi si rivolge a noi è un sogno. Io sono veramente grato da questo punto di vista al Presidente della Fondazione che ci ha voluto onorare con una donazione che, come dire, va tutta nell'interesse delle persone che abitano questo territorio e di quelle che vengono da fuori perché hanno bisogno delle nostre risposte. La Fondazione ha i mezzi per intervenire sul territorio, attende che vengano presentati dei progetti che riqualifichino il territorio, migliorino la qualità dei servizi offerti. Questo intervento di dotare il reparto di riabilitazione, che è un'eccellenza per questo ospedale, è un intervento che abbiamo sostenuto in modo convinto e contribuirà a migliorare ulteriormente il servizio per il territorio e la popolazione. Siamo convinti che questo è il ruolo della Fondazione. Quello che è importante è che l'ospedale di Fossano viene rafforzato e cresce, fa parte di un percorso, quindi il pubblico ha investito per il rifacimento del tetto, per alcune operazioni interne, questo è uno dei tasselli. Questo passo è molto importante tecnologico con la Fondazione CRF, come ha preannunciato il Presidente Mondino, ci sarà un altro intervento da parte della CRF su un altro reparto. Stavamo parlando prima di acquisti di altri materiali e, diciamo, stiamo lavorando per far arrivare un nuovo reparto a Fossano e quindi di far crescere l'ospedale. A San Defendente di Cervasca si è svolta un'attività dimostrativa del secondo reggimento alpini nell'azienda Merlo, dove sono state presentate le diverse tipologie di mezzi tattici in dotazione alle truppe alpine dell'esercito, ruotati e cingolati. Scopo era quello di verificare l'interoperabilità dei mezzi e dei materiali militari con i macchinari civili, quali sollevatori a braccio telescopico, betoniere autocaricanti, mezzi cingolati e piattaforme semoventi. Nella fase saliente della dimostrazione, alla quale ha assistito una delegazione di imprenditori francesi del settore, due operatori di una squadra soccorso militare si sono calati in corda doppia da un cestello con braccio telescopico, testando così abilità in un ambiente non convenzionale. Il fattore di interoperabilità tra sistemi militari e sistemi civili assume particolare rilevanza in riferimento al contributo che viene dato nell'incremento delle capacità operative di determinati assetti logistici ed operativi. Cambiamo argomento, andiamo a Cuneo, dove si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra l'amministrazione e i quartieri Cuneo Nuova e Cuneo Centro. Tra le richieste avanzate dai residenti, una maggiore sicurezza e una maggiore pulizia, ma le risposte arrivate non hanno soddisfatto i rappresentanti dei comitati, in particolare quelli del Comitato di Tutela di Piazza Europa. Incontro tra il quartiere, due quartieri, Cuneo Nuova e Cuneo Centro, con l'amministrazione. C'era anche una rappresentanza naturalmente del Comitato a Tutela di Piazza Europa. Voi avete richiesto alcune rassicurazioni all'amministrazione, soprattutto in quanto a pulizia e a sicurezza della zona. Quali sono state le risposte? Le risposte sono quelle che l'amministrazione già da tempo dà. Cioè, confonde l'amministrazione l'arredo urbano, il decoro urbano in termini di facciate, di vetrine, con la vita sociale. Non sono due cose da confondere, non diciamo che l'arredo non va migliorato, che la pulizia sia una cosa da sottovalutare, ma diciamo che non è giusto quando le persone ti dicono: ascoltami, perché io ho dei problemi a relazionarmi con certi episodi, ad accettare di non essere più sicura come un tempo, non rispondermi con una modalità che non è adeguata. Le problematiche che sono emerse da parte dei residenti sono quelle rispetto a una sicurezza. La gente non si sente più così sicura, sì. Sostanzialmente. Sostanzialmente le problematiche erano sulla appunto la sicurezza, la gente non si sente troppo sicura, ci sono stati forse delle piccole aggressioni o degli scontri fra gli abitanti e alcune altre persone che comunque sono persone magari in disagio.
Poi c'è alcuni nonni, per esempio, hanno denunciato il fatto che le aree per bambini sono molto sporche, ci sono parecchie persone che bevono e quindi poi successivamente sporcano. Ecco, queste erano le richieste di aiuto della popolazione, ecco, degli abitanti. La velocità delle automobili su Corso 4 Novembre, i rumori, le risse, ecco, queste erano i disagi, però le risposte, a nostro avviso, ne abbiamo anche lungamente parlato, la risposta è sociale e culturale, non è di ricostruzione delle facciate, ecco. Voi quindi avete mandato un messaggio all'amministrazione, vorreste delle sedi, delle sorte di sedi per ogni quartiere, qualcuno che dia da riferimento e a cui ci si possa rivolgere. Sì, esatto. Quando io ho una cosa da dire, dove vado? Cosa faccio? Chi mi ascolta? Voi lo sapete che gli abitanti sono stati costretti a raccogliere 500 firme per farsi sentire. Non troviamo che sia giusto. La risposta e il contatto fra l'amministrazione e la popolazione deve essere più immediato, più snello. A Cuneo, invece di costruire tanti appartamenti che ormai è dimostrato che sono in eccesso, ci vogliono degli spazi sociali dove la gente possa avere un riferimento per andare a fare le rimostranze che ha o a esprimere esigenze, insomma, in modo da costruire un luogo di socializzazione. Andiamo a Caruora per tornare a parlare questa volta direttamente con il sindaco di Caru, Stefania Ieriti, dell'importante modifica annunciata per la Fiera Nazionale del Bue Grasso. Già quest'anno durerà non più uno, ma quattro giorni. L'approvazione è arrivata nell'ultimo consiglio comunale, una modifica, insomma, al regolamento della fiera. Allora ascoltiamo cosa dice il sindaco. Svolta epocale nella durata della Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù. Dopo attente valutazioni già avviate all'indomani dell'ultima edizione, quella del 13 dicembre 2018, l'amministrazione comunale carrucese, che gestisce l'evento dal 1910, ovvero dalla prima edizione, ha deciso di cambiare la durata. Non più un giorno solo, ma quattro, durante i quali verranno soprattutto amministrati in maniera diversa gli eventi collegati alla razza bovina piemontese, una soluzione condivisa da tutti. La soluzione condivisa da tutti è che la Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù di un giorno non è più sufficiente. E allora, a questo punto, visto i dati importanti che si sono registrati in questi ultimi anni e veramente l'escalation che abbiamo vissuto nel numero dei capi iscritti nelle varie categorie, si è pensato di avviare questo importantissimo progetto molto ambizioso, che noi ci auspichiamo si concluderà con l'internazionalizzazione dell'evento, ad un evento che si svolgerà su più giorni. Quindi più giorni in cui sarà possibile venire a Carrù, ammirare la razza bovina piemontese, ammirarla un po' nelle sue varie categorie e soprattutto in quella che è un po' il nostro punto di diamante, la nostra punta di diamante, il bue, che appunto sarà poi incoronato Sua Maestà, quindi il vero vincitore della Fiera Nazionale del Bue Grasso. Si inizia a lavorare, il programma ovviamente è presto, mancano 10 mesi, non è ancora noto. Ma non è tanto la tempistica, perché io mi sono accorta che il tempo passa veramente in una maniera velocissima. È tempo di dire, è tempo che si arrivi al giorno fatidico dell'evento. Diciamo che sono tantissime le iniziative che sono state sottoposte all'amministrazione comunale, quindi è giusto che l'amministrazione le valuti, le esamini, le plasmi a quelle che sono le esigenze, anche il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme anche sul benessere animale, per uscire veramente con un programma su più giorni che sia veramente di grande soddisfazione per tutti, non solo per l'amministrazione comunale, che è comunque l'organizzatrice dell'evento, ma per tutte quelle tantissime, per quelle forze tantissime che vivono e che gravitano sulla Fiera Nazionale del Bue Grasso, in modo particolare in primis per gli allevatori. Pagina degli spettacoli, altri nomi importanti arrivano ad arricchire la prossima edizione di Collisioni di Barolo. Per il venerdì 5 luglio sono stati annunciati i nomi
degli ospiti. Si tratta di Carl Brave e Max Gazzè, già insieme nel brano Posto, vincitore del disco d'oro, che per la prima volta si incroceranno su un palco e si passeranno il testimone. Il biglietto è fissato ad un prezzo popolare di 25 euro più prevendita. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 1 febbraio su Ticket One e da lunedì 4 febbraio anche nei punti vendita autorizzati. Ed ora pagina sportiva, parliamo di pallavolo. In campo maschile Mondovì in Serie 2 ha vinto la partita che doveva giocare contro Lamezia per 3-0, portandosi dunque a più 5 in classifica, in testa alla classifica, più 5 su Brescia che insegue. Invece per il pallavolo femminile di Serie 1 è arrivata la sesta vittoria consecutiva casalinga per la Bosca San Bernardo Cuneo, le ragazze di Cuneo che hanno superato Brescia al tie-break. E con questa fanno 6 vittorie consecutive casalinghe per la Bosca San Bernardo Cuneo, che ha ormai fatto del Pala Ubi Banca il proprio fortino inespugnabile. Neanche la Millennium Brescia è riuscita a violare il palazzetto cunese, anche se ci è andata davvero vicina. Avanti di un set per 2 volte, le lombarde si sono fatte sempre raggiungere dalle biancorosse, che però al tie break sembravano ormai destinate alla sconfitta. Sotto per 9-6 e dopo aver subito un parziale di 4 punti consecutivi, Cuneo ha però trovato la forza di reagire e di tornare in partita. Nel momento decisivo, la squadra sulle spalle se l'è presa il capitano Aurea Cruz, a cui il braccio non è tremato. La schiacciatrice portoricana ha prima annullato il match point di Brescia, quindi ha realizzato il punto del 17-15 che ha dato la vittoria alla Bosca San Bernardo. Prima la parte della trascinatrice l'aveva fatta l'amica Vilma Salas, autrice di ben 26 punti. Vittoria importante per Cuneo, che consente di avvicinare le avversarie di giornata, ora distanti solo 1 punto. Sono loro ad occupare l'8° posto, l'ultimo buono per i play-off, ormai diventato l'obiettivo della società. Questa è una squadra che a noi dà particolarmente fastidio, perché comunque difende tantissimo e sapevamo che ci aspettava una partita di questo genere. Poi tra l'altro ci abbiamo in alcuni ruoli l'organico un po' corto, quindi stiamo tirando la carretta ormai da un mese e mezzo senza poter dare tanti cambi, e un po' stasera l'abbiamo pagato. Quello che c'è di positivo è che comunque alla fine questa è una squadra che difende tanto, ma noi ci siamo messi sullo stesso livello loro, perché li abbiamo costretti alla fine della partita a uscire con un 29% d'attacco, quindi vuol dire che abbiamo fatto molto bene anche noi in fase di muro difesa. È una partita che poteva finire con qualsiasi risultato, perché poi la differenza è stata sempre minima. Siamo stati bravi comunque a rimanere agganciati anche quando stavamo soffrendo, anche quando abbiamo preso nell'ultimo set quel break in +1 che ci ha costato 4 punti consecutivi, ma abbiamo mollato e direi che alla fine la soddisfazione più che altro è proprio per essere arrivati alla fine di questo piccolo percorso che ci avevamo in questo mese di gennaio, comunque con tanti punti che volevamo, perché abbiamo preso i punti con Chieri, abbiamo preso con Casalmaggiore, abbiamo preso con Brescia. Ci è mancato sicuramente qualcosa quando abbiamo giocato a Busto, ma all'inizio del mese ci avrei messo la firma a fare questi 8 punti in queste 4 partite, quindi bene così. Adesso ci riposiamo qualche giorno, perché ne abbiamo assolutamente bisogno, in attesa di recuperare anche la Markovic. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona continuazione con la nostra programmazione.